questa vicenda che riguarda, ricordiamo, l'intera comunità di Mazara del Vallo. Siamo in collegamento con l'aula consigliare del comune di Mazara del Vallo, dove è in atto una manifestazione da parte dei familiari dei 18 pescatori sequestrati in Libia. E da quest'aula si vuole mandare un ennesimo appello affinché avvenga nel più breve tempo possibile la liberazione di questi 18 marinai. Ecco, siamo qui, abbiamo diverse figure istituzionali, sindaco, presidente del consiglio, assessori, consigliere comunale. Ecco, andiamo, presidente Gangitano, oggi è una domenica importante per un ennesimo messaggio che i familiari delle vittime vogliono mandare al governo italiano affinché i 18 pescatori vengano rilasciati. Le istituzioni presenti oggi vicino. È arrivato il momento di concludere al più presto questa dannata trattativa. Le famiglie non ce la fanno più ad attendere i propri pescatori. Noi facciamo un appello forte al governo nazionale affinché concludi al più presto questa trattativa e porti a casa i pescatori di Mazara. Ecco, c'è stata sempre molto vicinanza a Mazara tra le istituzioni locali e le famiglie. Una unione che ha sancito sempre questa organizzazione di eventi di protesta in maniera garbata, seria e precisa. Sì, tutta la politica mazzarese è stata vicina a queste famiglie e anzi le ringrazio per tutto quello che stanno facendo. Ora è arrivato il momento che tutti insieme facciamo l'ultimo appello affinché i nostri pescatori possano tornare alla città di Mazara del Vallo e abbracciare i propri cari. Grazie Presidente Vito Gancitano. Abbiamo l'assessore Vincenzo Giacalone. Assessore, che messaggio di speranza vogliamo dare? Guardate, 90 giorni sono davvero tanti. Queste famiglie hanno atteso davvero un tempo lunghissimo. Si sperava di risolvere in tempi molto più brevi. Ora dico al Governo e all'Unione Europea di il tempo è stato davvero tanto. Bisogna concludere, bisogna riportare i nostri pescatori a casa. Le famiglie sono state fin troppo forti nel sopportare questo dolore e questa assenza dei loro cari. Quindi al Ministro Di Maio e all'intera Unione Europea rivolgo un appello per finire, concludere questa trattativa e riportare i nostri cari pescatori nelle proprie case. Grazie Assessore Giacalone e Consigliere Matteo Bonmarito. Certo che da 3 mesi queste famiglie stanno vivendo momenti terribili, annunci che si diffondono in tutta Italia ogni giorno, una telefonata per la dimostrazione che i propri familiari ci siano, sono presenti, che abbiano creato questo contatto con la famiglia per un momento di serenità, ma dopo continua ancora il silenzio. Qual è la sua impressione? L'impressione è che i primi 100 giorni si poteva pure capire, abbiamo atteso tanto, ci hanno detto il basso profilo, che c'erano delle trattative, c'erano l'intelligence, che si stavano occupando della vicenda, che si stanno occupando della vicenda, però adesso sono passati 90 giorni e le famiglie non hanno più lacrime, non escono più lacrime, non ci sono più parole per poter sopportare questa terribile vicenda. Noi ci auguriamo che al più presto il Ministro Di Maio si attivi affinché possa portare i nostri uomini a casa con tutti i pescherecci. Grazie Consigliere Bonmarito. Abbiamo Giorgio Randazzo della Lega Sicilia Salvini. Allora Giorgio, la Lega anche a livello nazionale è stata vicina, ha fatto delle interrogazioni anche a Bruxelles e purtroppo da Bruxelles le notizie che sono arrivate in Italia hanno un po' demoralizzato le famiglie e la comunità mazzarese. Assolutamente sì, perché il caso dei 18 pescatori con i 2 pescherecci, io credo che non sia più una questione locale e nemmeno nazionale.
Io credo che ci siano tutti i requisiti per ormai configurarla in una situazione di livello internazionale, perché nel momento in cui uno Stato non riesce a chiedere risposte ed avere una risoluzione breve di quello che è accaduto, che sono i fatti, nonostante la cittadinanza, le istituzioni locali siano state molto vicine e rispettose di quello che è stato il volere del governo italiano in termini di ponderatezza delle manifestazioni, in termini di rispetto del lavoro che silente che magari si stava portando avanti. Chiede aiuto a quella che è l'istituzione primaria che dovrebbe rappresentare la cultura dell'Occidente, che unisce tutti i popoli del Mediterraneo e non solo, ovvero l'Unione Europea, forse l'istituzione più antica che abbiamo in termini di rapporti bilaterali tra i singoli stati, tra le singole identità nazionali. E questo mette nero su bianco che forse non ha la competenza o forse non ha la volontà di indicare la strada per una risoluzione più breve, giustamente si scatena un po' di sconforto, non solo tra le famiglie, ma soprattutto tra tutti i cittadini che assistono a questo enorme silenzio, a questa grande opera di inerzia che secondo me non ha precedenti nella politica estera nazionale e internazionale. Oggi sembra quasi che, visto che ormai è passato troppo tempo, l'argomento è entrato a far parte della nostra vita quotidiana, della quotidianità, e quindi possiamo lasciare tutto per come. Cioè la notizia che non fa notizia ormai. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma purtroppo mi rendo conto che per qualsiasi tema nazionale, internazionale, spesso e volentieri si ricorre ai ripari semplicemente con la mortificazione della politica stessa. Ora qua non si è arrivati a questo, perché devo dire che nonostante le grandi difficoltà, nonostante la grande carica emotiva che queste persone vivono da 90 giorni, c'è stato sempre e comunque un grande rispetto delle istituzioni e del loro lavoro. Ora noi siamo qui per stanchezza, ma con la stessa medesima determinazione a fare un ultimo appello, forse perché tutti quanti ipotizziamo con l'arrivo del Natale una risoluzione, o quantomeno speriamo che questo avvenga, perché è qualcosa di veramente disumano, soprattutto quando delle persone vengono bloccate, vengono sequestrate, non per aver fatto chissà che cosa, ma per essersi opposti a un regime dittatoriale, ma sono state lì per lavorare, per mantenere le proprie famiglie. E questo è diventato tutto un paradosso. Grazie consigliere Giorgio Randazzo. Vediamo che oggi ci sono veramente tante persone che stanno esprimendo il proprio messaggio di solidarietà. C'è chi è venuto in aula, consigliere ha lasciato, c'è chi permane. Noi ci facciamo il nostro giro di consiglieri, interviste, giro, il sindaco, ecco, il sindaco momentaneamente è in consultazione. Abbiamo qui, vediamo altri familiari. Il sindaco è arrivato, sta salutando tutte le famiglie, e un momento veramente di unione che dura da tempo, perché il messaggio che si vuole mandare è sempre quello di accelerare i tempi, questi tempi che purtroppo si sono allungati e che ormai durano da 3 mesi. Signor sindaco, che abbiamo il sindaco che parla con l'armatore. Sindaco è impegnato a stare sempre vicino alle famiglie. Ecco, sindaco, sono passati 3 mesi, una grande unione tra le istituzioni locali, lei in primis, con le istituzioni di Mazara. Sono passati 3 mesi, cosa vogliamo dire? Che parole di coraggio, che speranza, cosa ci si aspetta? Siamo alle porte del Natale. Ovviamente l'auspicio di tutti è che i nostri uomini trascorrino
il Natale presso le loro famiglie e qui a Mazara. 90 giorni sono davvero troppi. Adesso il tempo dell'attesa si è esaurito, la pazienza si è esaurita. È il momento che il nostro governo chiami a raccolta tutti i paesi amici per una forte azione dal carattere internazionale sul generale Haftar per riportare a casa i nostri pescatori. Abbiamo capito bene che è solo una questione di politica interna alla Libia ed è proprio per questo che occorre che lo sforzo adesso acquisti una determinazione conclusiva. Quando il ministro Di Maio si è messo in testa di intestarsi questa questione, ha subito raggiunto dei risultati. Noi sappiamo che il suo impegno c'è, è continuo, è determinato. Abbiamo fiducia che con un ultimo sforzo possa ottenere il risultato di portare a casa i nostri uomini. Questo è quello che noi gli chiediamo, di procedere con maggiore determinazione. Dopo occorrerà mettere in campo una seria politica economica con tutta l'UE su quest'area del Mediterraneo, in rapporti di collaborazione con tutti i paesi che lì insistono e lavorano e sfruttano le risorse di questo mare per poter garantire intanto sicurezza ai nostri lavoratori e poi politiche che generino nuova produttività. Sindaco, eppure la telefonata che era arrivata ai familiari, alla rappresentanza delle 18 famiglie, aveva fatto ben sperare, cioè era preso come un messaggio distensivo da parte del generale Haftar. Ma è così, nei fatti sicuramente è un passo in avanti. Noi abbiamo una percezione che il primo mese davvero questa vicenda sia stata sottovalutata da tutti quanti. Solo grazie alla determinazione, al coraggio e alla compostezza delle nostre donne, mogli, mamme, figlie dei pescatori si è riuscito a mettere al centro anche dell'attività dei media nazionali la questione dei pescatori di Mazara, insieme con la collaborazione con tutti gli attori della città, le organizzazioni sindacali, l'amministrazione comunale, che hanno dato un appoggio sin dall'inizio senza condizioni ai comitati dei familiari dei pescatori. Io considero questa telefonata comunque un passo avanti dopo due mesi di assenza totale di segnali positivi da parte delle forze della Cirenaica. Adesso è il momento che questo timido segnale venga trasformato invece in un accordo vero. Sappiamo che lì ci sono davvero tante forze in campo, tante pressioni non sempre convergenti. Sappiamo che la situazione è veramente instabile, per cui serve un'azione coordinata non soltanto dei servizi italiani, ma con tutte le forze anche di altri paesi che lì hanno delle influenze. Sappiamo che è nelle capacità del nostro governo, da sempre capace nelle azioni diplomatiche, chiediamo che questa capacità venga trasformata in un'azione ancora più forte, ma soprattutto più incisiva. Non ci sono altre parole da dire. Grazie sindaco. E allora abbiamo ascoltato il sindaco di Mazara del Vallo, dottor Salvatore Quinci. Ci sono parecchi parenti che abbiamo intervistato altre volte. Ecco, tu hai un cognato. Sì, marito di mia sorella. Sequestrato. Anche tu hai battagliato. Sì. Avete fatto con la famiglia e avete fatto tantissimi sacrifici. Vogliamo essere ottimisti e avere una parola di speranza affinché tutto possa finire presto e che queste feste di Natale siano vissute da voi con coloro che stanno soffrendo nelle carceri libiche, perché come si è sempre detto loro stanno in Libia ma sicuramente non stanno bene. Allora, una speranza noi ce l'abbiamo sempre avuta,
abbiamo combattuto, abbiamo sofferto, abbiamo pianto, abbiamo anche sorriso, se così lo vogliamo mettere. La speranza c'è stata, c'è, però dopo 3 mesi ricordiamoci che questi familiari, questi nostri cari, sono in Libia, sono in carcere e dall'ultima chiamata si evince benissimo il grido di aiuto che vogliono. Loro hanno chiesto questo, fateci uscire, non ce lo dimentichiamo, perché a volte non si parla di come si parla sempre stanno bene, perché ci viene detto questo e si tralascia il fatto che questi uomini vogliono essere tirati fuori perché non ce la fanno più. Noi abbiamo combattuto, purtroppo siamo soli, adesso penso sia il momento di dirlo, perché abbiamo avuto, credevamo nel nostro governo, ci crediamo, perché ci dobbiamo affidare per forza al nostro governo. Cioè le trattative ci sono sicuramente, ma non sappiamo se si sono ancorate o meno. Allora, io penso... perché la telefonata che è arrivata in Italia dalla Libia ovviamente è stato un messaggio di distensione da parte del generale Haftar, adesso forse sarà all'Italia o a chi sta intermediando a nome dell'Italia forse di dare qualcosa che loro chiedono e che ufficialmente non si sa. Certo, allora il generale ha fatto fare la chiamata perché lui comanda là, quindi lui è, e lui ha dimostrato che la chiamata c'è stata. Ora io penso dopo 3 mesi le trattative si devono chiudere, non si può trattare più, non è il primo mese che tu tratti, lui vuole una cosa, io te ne do di meno e tu me ne do un'altra. Adesso, dopo 3 mesi, questa trattativa si deve chiudere. Ora, quello che vogliono, cosa vuole il governo, vuole essere riconosciuto, può essere anche che vuole essere soltanto presa in considerazione dal nostro ministro degli esteri, non lo sappiamo, ma che lo faccia. Perché dopo 3 mesi la vita umana va al di là di tutte le questioni internazionali e politiche che ci possono essere in mezzo. Quindi oggi deve chiudere, gli deve dare quello che vuole purtroppo, perché c'è in ballo la vita di 18 persone umane, ricordiamocelo, persone umane, che nessuna trattativa, nessuna questione politica può mettere in ballo questa vita umana. Ormai devono chiudere e riportarli qua, perché la sofferenza è tanta, le familiari stanno crollando, non ce la fanno più. Tirano avanti proprio per loro, per dare voce ai 18 pescatori. E questo è una cosa impossibile, è una cosa indegna. Il governo non ha umanità, non ha cuore, perché adesso si tratta proprio di questo, mettere un po' di cuore nelle cose, perché la ragione, le questioni politiche ci sono, ci saranno sempre. A oggi deve mettere un po' di cuore, abbassarsi, umiliarsi, perché se questo si vuole, si deve umiliare, tanto l'Italia umiliata è stata. Abbiamo tante di quelle cose dove l'Italia non è presa più in considerazione. A me dispiace dire questo, perché sono italiana, però purtroppo oggi è così. L'Italia deve fare il suo passo avanti. Generale Haftar ha fatto il suo passo, ha dato la chiamata. E purtroppo ci dobbiamo piegare, non c'è niente da fare. Grazie, vediamo anche la signora Giovanna, emozionatissima Giovanna, perché hai visto il tuo figlia Cristina battagliare a Roma, ovunque, sotto la pioggia, nelle tempeste. Vedo che anche tu magari vuoi mandare un messaggio di speranza, un messaggio affinché tutto venga risolto. Io quando sono a tavola a pranzo, che sono a casa da mia figlia, io voglio il mio genero a casa a pranzo, il pomeriggio a prendere il caffè con noi e la sera quando chiudiamo la porta per andare a letto, voglio vedere il mio genero a casa e tutti i pescatori con le loro famiglie, perché veramente sono molto emozionata anche a vedere qua tutti questi nostri concittadini, una parte che ci sostengono. Però l'appello è sempre quello, è inutile dirlo. Il loro posto, anche se loro mangiano, io penso così, anche se mangiano, però il loro posto non è lì, il loro posto è a casuccia propria. Grazie, grazie gentilissima, sono messaggi che continuano imperterriti a essere esternati qui
nell'aula consigliare di Mazara del Vallo. Allora vediamo che insieme a questa protesta c'è stato il gruppo dei ristoratori di Mazara, che tutti associati, insomma, si sta cercando in maniera pacifica di associarsi alle famiglie dei pescatori che continuano imperterrito nella loro protesta. Anche noi ci uniamo come associazione di categoria a unirci alla protesta e al diritto di libertà dei 18 pescatori. Quindi ci uniamo anche noi alla protesta e al grido della cittadinanza di Mazara a riavere i nostri 18 pescatori, sperando che questo possa. Il vostro è stato un segnale importante, quello di oggi. Sì, cerchiamo sempre di essere sempre presenti, perché anche loro sono coloro che ci danno la materia prima per lavorare. Il nostro presidente ci ha chiamati per essere presenti proprio per questo. Austero, siamo in diretta su Vivi Mazara. Dicevamo di un segnale importante da parte della vostra categoria. Assolutamente, hai detto benissimo, sia a livello provinciale che a livello regionale che a livello nazionale. Noi come Federazione Italiana Cuochi, sezione Trapani, e quindi come associazione proprio provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi, siamo qui a rappresentare sia la nostra categoria, ma sia anche da buoni mazzaresi che da buoni ristoratori e pasticceri di questo territorio. E in questa cornice stiamo dando atto di solidarietà a queste famiglie, dicendo a tutte le istituzioni: cercate di velocizzare le procedure per far ritornare questi 18 marinai per il diritto alla libertà. Infatti non a caso abbiamo denominato la nostra giornata "Percuotiamo a son di padelle per il diritto alla libertà". Noi ci siamo presenti e quindi vicini a tutte le famiglie, e speriamo che a brevissimo giro di posta tutti i pescatori possano ritornare a riabbracciare le proprie famiglie e la loro terra. Grazie. Grazie a tutti voi per il gesto di vicinanza e di solidarietà. Noi dall'aula consigliare stiamo per terminare questa diretta. Ormai i familiari si sono spostati in altro luogo per continuare la loro protesta. Ecco, io c'ho Tommaso Macaddino, il sindacalista che ha sempre seguito fin dall'inizio questi momenti delle famiglie, a contatto con le istituzioni, con le famiglie dei 18 pescatori, hai vissuto anche il momento importante della telefonata. Allora, come vogliamo sintetizzare il tutto? Perché trovare parole è sempre difficile, soprattutto in questo momento, dopo 3 mesi. Ma il tutto lo possiamo sintetizzare in questa giornata, in questa ennesima giornata di manifestazioni che non termineranno fino a quando non avremo la notizia certa dell'arrivo qui a Mazara del Vallo dei 18 pescatori. La telefonata che c'è stata con la Farnesina ci ha riempito di adrenalina, di speranza, però a distanza di 20 giorni non si sa più nulla, non ci sono più notizie, e quell'adrenalina sta terminando. Le famiglie ritornano a essere drasticamente disperate rispetto a questa situazione, ma non di meno non possiamo non dire che ci affidiamo all'azione costante e continua del governo e dei suoi più alti funzionari rispetto a questa questione, ma invitiamo il governo, oggi sono 90 giorni, a fare quel gol in zona cesarine, quello di farli liberare nel più breve tempo possibile.